Allora, mister De Neri, questo 1-1, però un Hellas Verona veramente molto molto importante, un secondo tempo quasi poetico. Come lo commentiamo questa partita? Poetico mi piace, come definizione poetico sì, da libro cuore, diciamo così. È stata una sensazione che mi è piaciuta molto, questo buttare col cuore sul campo. Devo dire che in questo momento qua la squadra è rispettata perché ha questi valori. Penso che la gente abbia capito questo, noi diamo il massimo, poi possiamo anche sbagliare qualche volta, possiamo avere anche noi le nostre cause chiaramente, per poter essere più cattivi in certe situazioni, più abili, però devo dire che è innegabile che in questo momento qui la fortuna non è che sia proprio nostra amica, neanche a metà. Probabilmente vuol dire che il Verona questa non pagherà dazio per altri anni che ha avuto qualcosa in più, però direi che mentalmente noi siamo convinti che questa cosa qui possa rendere molto bene. Intanto ci godiamo un punto più di giorno d'andata, perché tanto in effetti poi è questa la realtà dei fatti. E poi un discorso, ci godiamo questa squadra che dà sempre la sensazione di poter far gol e di uscire sempre con grande dignità, e questo mi sembra una cosa importante. Noi vogliamo giocare a calcio, vogliamo rendere al massimo, vogliamo giocarci tutte le partite al massimo, e faremo così con tutte le squadre che siamo noi in corsa o meno per la salvezza. Con noi troviamo vita dura tutte, perché noi vogliamo finire il campionato con la sensazione di dire abbiamo fatto il massimo, il possibile, per poter fare più punti possibile per la classifica. Questo è il nostro diktat da adesso in poi. Quello che ha toccato oggi a Genova toccherà alle altre squadre sempre e comunque. Noi abbiamo bisogno di punti e li andiamo a cercare per vedere se possiamo fare il miracolo, ma però vogliamo cercare di fare dei punti, perché devono capire gli altri che noi non siamo la squadra che è ultima classifica perché merita di essere ultima classifica. Questa squadra qui merita altre posizioni di campo e noi domenicamente dobbiamo dimostrarlo. Nonostante il pareggio, una grande prova di gruppo, c'è stato un momento però durante la partita che se i muri avessero avuto le braccia avrebbero applaudito. Stiamo parlando di Pavel Scholek, un'altra grande partita per lui. Pavel è stato quello lì a porta a volta, ma però bisogna valutare anche quante volte ha fatto il campo, quante volte ha portato dal lungo, quante volte. Sono contento perché da ragazzo sconosciuto, diciamo così, gli abbiamo dato un ruolo ben definito, lui crede in quello che fa e di questo siamo molto contenti, quindi vuol dire che il lavoro fa crescere. Siamo cresciuti molto in fisicità, abbiamo piegato le gambe al Genoa oggi, perché alla fine erano tutti stremati, piatti per terra, quindi vuol dire che la squadra sta crescendo in quel senso. Adesso cresceremo con una vittoria, penso potrà crescere anche meglio, ma questa vittoria noi possiamo farla su qualsiasi campo, perché la squadra ha dimostrato proprio di avere le caratteristiche per supportare qualsiasi squadra che possa giocarti contro. I tifosi ci sono, ci saranno sempre, in questo caso stiamo guardando chiaramente come sempre al futuro, una trasferta si va a Torino. Sì, ma Torino è una squadra come le altre per noi, una squadra che la mia squadra potrà combattere agevolmente, perché è una squadra forte, dignitosa, però anche di Genova non è una squadra mal fatta, devo dire la verità, è una squadra che lavora molto bene, ha qualità. E oggi abbiamo dimostrato di saper soffrire, però di contenere bene la loro qualità e di poter anche far male, aumentando i ritmi, che è una cosa per noi basilare, aumentare i ritmi di lavoro, i ritmi di gioco e avere, viva Dio, qualche colpo in canna di fortuna in più, in questo momento non c'è.